Rieccoci di nuovo in studio, bentornato al fondatore della vetrina delle professioni, grazie. Stefano Staderoli. Grazie, buonasera a tutti. Allora Stefano, partiamo innanzitutto proprio dalla vetrina delle professioni, perché il fulcro della vetrina delle professioni sono innanzitutto i team leader. Tu hai accanto a te anche Gioia Giordano, che rappresenta un po' l'altra parte della vetrina delle professioni, ma perché, chi sono i team leader e soprattutto come vengono gestiti, qual è il loro ruolo? Allora, tanto facciamo la premessa, sono tutti importanti, perché se non ci fossero gli iscritti, non ci fossero tutti coloro che fanno parte del board, non ci sarebbe neanche la vetrina. Ovviamente la mia attenzione si sta focalizzando sui team leader, perché? Perché sono i migliori networker, sono coloro che si sono messi in luce, coloro che hanno saputo interpretare al meglio, diciamo, il networking all'interno della vetrina delle professioni, nei termini di presenza costante, numero di ospiti portati, iscritti, referenze date, ma soprattutto capacità a lavorare all'interno di un power team, che è la cosa più importante. Bene, questi networker bravi vengono nominati durante l'anno responsabili, cioè team leader. Qual è la loro funzione? La loro funzione è quella di aprire dei nuovi club della vetrina delle professioni, quindi di portare il progetto alla vetrina delle professioni su tutto il territorio italiano, là dove la vetrina non è ancora presente. Questo è un fatto molto importante, un lavoro molto difficile. Ecco perché i team leader della vetrina sono dei professionisti, cioè sono pagati dalla vetrina, non lavorano, diciamo, all'interno della vetrina soltanto per hobby, ma percepiscono, diciamo, un compenso. Come gestisco io personalmente questi team leader? Allora, tanto faccio una premessa: la vetrina delle professioni è un'organizzazione non burocrata, ma soprattutto non gerarchizzata, nel senso che è molto orizzontale. Ci sono io come titolare, ci sono i team leader, ci sono gli iscritti, quindi è molto 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 flessibile come società, diciamo, di servizi. Adotto uno stile che viene chiamato dai coach delle risorse umane leadership situazionale, cioè quegli stili che permettono di tirare fuori il meglio dai propri collaboratori in termini di performance, ed è uno stile che è finalizzato, diciamo, all'empowerment. L'empowerment è quel format, diciamo, di lavoro che permette alle persone di essere autonome, di credere fortemente all'azienda, di rappresentarla perché ci crede enormemente. Questo è, diciamo, il mio lavoro per poter ottenere da loro il massimo risultato possibile. Qual è il percorso professionale che la vetrina fa percorrere, appunto, agli iscritti, e soprattutto per quale obiettivo? Allora, gli iscritti della vetrina hanno un percorso professionale davanti a sé che è molto interessante, ma altrettanto difficile, cioè è quello di creare relazioni umane di qualità, le quali, come sappiamo, sono caratterizzate dalla sincerità, sono caratterizzate dalla buona comunicazione, dalla reciprocità e dall'onestà reciproca. Tutto questo per portare, diciamo, i team, non soltanto i team leader, ma anche i semplici iscritti, diciamo, ad avere buone relazioni con i propri colleghi e poter dare vita a progetti di business. Altri step all'interno della vetrina sono quelli di riuscire a imparare a lavorare all'interno di un power team, perché chi non sa lavorare all'interno di un power team fa molta fatica a portare a casa, diciamo, del business, in quanto il power team è un moltiplicatore di opportunità, come spiegherò più tardi. Alla fine è chiesto a tutti gli iscritti possibilmente di partecipare a trasmissioni in televisione per poter brandizzare al massimo la propria immagine, il proprio logo, la propria attività, e questo per accrescere la credibilità e l'autorevolezza in un mercato che ci vuole tutti uguali. Il successo di un networker ruota attorno al Power Team. Puoi spiegare però perché accade questo, perché è così importante il ruolo del Power Team? Allora, il Power Team è come, va visto come se fosse una micro azienda composta da figure professionali complementari tra di loro, che permettono, erogano ad un cliente, che può essere un cliente di un componente del Power Team o di un cliente esterno, una consulenza a 360 gradi o una consulenza multidisciplinare, a seconda di chi stiamo parlando.
Teniamo presente che questa consulenza 360 gradi non potrebbe essere erogata se ci fosse soltanto un professionista o soltanto un imprenditore. Grazie al Power Team viene data appunto a 360 gradi. Perché? Perché ogni componente del Power Team fa la sua parte. Diciamo che è un moltiplicatore di opportunità. Per poter però lavorare all'interno di un Power Team e rendere il Power Team quello che è appunto il moltiplicatore di opportunità, c'è bisogno della fiducia, cioè di quella cosa magica che tiene unite le persone, che spiegherò magari più avanti nella trasmissione. Senti, voi siete aperti anche a rapporti con altri network ed eventualmente anche con organizzazioni imprenditoriali? Allora, sì, perché ritengo la cosa molto importante gli scambi di relazioni tra organizzazioni imprenditoriali diverse. Tutte le organizzazioni hanno qualcosa da insegnare, ma hanno anche qualcosa da imparare. Avere questi scambi significa un valore aggiunto per tutti coloro che ne fanno parte. Io credo moltissimo in questo e vorrei proprio lanciare una proposta a tutti i network concorrenti alla vetrina, ma accomunati poi dallo stesso desiderio, quello di lanciare un programma stile Erasmus. Permettiamo a tutti i nostri iscritti di poter andare in missione, ecco, all'interno di ogni organizzazione aziendale per poter portare qualche cosa e per poter ricevere qualche cosa. Io penso che un obiettivo importante sia quello di creare un profilo ai nostri networker che sia il più possibile un profilo europeo. Per poter fare questo è indispensabile che i networker vadano in organizzazione anche all'estero per potersi appunto fare quella cultura europea oggi indispensabile. Senti, quanto è importante il capitale sociale e la socialità spontanea? Guardi, a questo proposito ci sono due studi, uno di un sociologo Coleman e di un economista Paldam, che hanno tratto le seguenti conclusioni. Il sociologo Coleman ha detto che grazie alla socialità spontanea, al capitale umano, società come la Germania, il Giappone e gli Stati Uniti sono diventate economie industrializzate di prim'ordine, anche se tutte queste tre, diciamo, società, il loro capitale umano affonda in radici diverse. Ad esempio la Germania, la socialità spontanea affonda nelle gilde, che sono organizzazioni sindacali, in Giappone affonda nel feudalismo e nella struttura patriarcale, mentre negli Stati Uniti affonda, diciamo, nella religione protestante settaria. Senza questa possibilità sarebbe difficile che queste aziende possano ottenere dei grossissimi risultati. Dall'altra parte, quello economico, Paulman ha fatto uno studio sulla socialità, diciamo, in termini economici, e ha visto che grazie alla fiducia all'interno delle società moderne i costi che lui chiama i costi di transazione diminuiscono sensibilmente. Perché? Perché là dove c'è la fiducia, ossia c'è questo lubrificante sociale, ognuno può fare business con altre persone, con altri imprenditori, anche senza bisogno di fare troppi contratti e andare per vie legali. Questo significa abbattere enormemente i costi. Diciamo che questi due aspetti stanno alla base del successo dei networker. Senti, quanto conta il pensiero positivo, cioè l'essere positivi quando si approcciano a rapporti professionali che però di fatto, insomma, hanno come sottostante innanzitutto rapporti umani e professionali, appunto, no? Cioè ci sono entrambe le componenti. Allora, l'essere positivi? Beh, è indispensabile. Allora, il pensiero positivo che cosa è in termini? Allora, per spiegare bene il pensiero positivo bisognerebbe raccontare la storia del vaso della principessa Pandora, no? Questa principessa greca che riceve questo vaso dagli dei, che però gli dicono non aprirlo. Lei però, curiosa, apre il coperchio e escono che cosa? Le pestilenze, le guerre, le carestie. Però in fondo al vaso ci rimane quest'antidoto che prende il nome fiducia. Che cos'è la fiducia? La fiducia è la consapevolezza di avere sia la buona volontà che gli strumenti per poter raggiungere i propri obiettivi. Secondo diciamo, la psicologia, la propria fiducia significa non cadere nella trappola, diciamo, dell'ansia e della depressione che ci porterebbero a prendere delle decisioni errate e ci porterebbero fuori strada rispetto alla direzione che invece noi dobbiamo prendere per raggiungere i nostri obiettivi. Questo è ciò che contraddistingue, diciamo, le persone
milioni di successo dalle persone purtroppo di non successo. Quindi per non uscire fuori strada occorre fiducia in se stessi, fiducia. Possiamo dire anche però che occorre competenza, preparazione, assolutamente. E la cultura alla fine sottostante a un'attività professionale è alla fine è fondamentale. Assolutamente sì, competenza e preparazione scolastica penso che siano dei prerequisiti che io ho dato per scontato, anche se purtroppo nella società attuale si trova tanto fumo, però io continuo a pensare che le istituzioni scolastiche continuino a fare il loro buon lavoro e sfornino sempre più professionisti, diciamo, in grado di affrontare il futuro con le carte in regola. Ricordiamo un indirizzo, un numero di telefono dove cioè possono sì. I nostri telespettatori eventualmente trovare la vetrina delle professioni e come possono eventualmente ecco tutti aderire. Coloro che sono interessati a conoscere il nostro metodo di collaborazione all'interno della vetrina all'interno poi di un club, basta che vada sul sito www.lavetrinadelleprofessioni.it oppure mandi un'email a info@lavetrinadelleprofessioni.it e viene iscritto, diciamo, o si può iscrivere da solo alla partecipazione di un evento che è completamente gratuito. Bene, allora io ringrazio Stefano Staderoni per la sua partecipazione. Grazie ancora Stefano di essere stato qua con noi. Buonasera. E adesso noi facciamo un attimo di pubblicità.